Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale in ufficiale. Cominciano in questo momento le trasmissioni in diretta di questa domenica 25 settembre 2011 e come sapete il palinsesto di oggi è veramente molto ricco e abbiamo l'onore di ospitare in apertura delle trasmissioni l'onorevole Rita Bernardini, compagna radicale, che come sapete è in prima linea sul fronte della lotta, della battaglia per la legalità, lo Stato di diritto e per la giustizia giusta in questo paese, e cioè per l'amnistia, che è l'urgenza cui occorre ottemperare per, come dice Marco Pannella, per arrestare la flagranza di reato che si sta consumando in questo paese. Bene, bando alle ciance, passo subito la linea a chi condurrà questo spazio di TV Radicale, cioè al nostro direttore Gianni Colacione. A te la linea, Gianni. Grazie Roberto. Allora, ringrazio tutti coloro che ci seguono in diretta o che ci seguiranno sull'on demand. Ovviamente ringrazio Rita Bernardini per essere qui con noi oggi. È una testimonianza importante che ci porta Rita, in quanto in questo momento appunto è in corso lo sciopero della fame, il digiuno della fame e della sete fino a poco fa, poi c'è stata un'ultima dichiarazione da parte di Marco Pannella. E soprattutto è in corso praticamente la calendarizzazione, se così possiamo dire, di un dibattito parlamentare, di un appuntamento attraverso appunto una convocazione straordinaria. Appunto Rita, che è parlamentare, l'interpelliamo proprio su questo, su come nei palazzi delle istituzioni questa battaglia, questa tematica è entrata e che impressioni può portarci proprio da quell'ambiente. Ma intanto dobbiamo dire, anche se è stato già detto, questa lotta è condotta, è una lotta trentennale, cioè non è che siamo arrivati oggi all'improvviso e ci siamo resi conto che questo Stato vive nell'illegalità, nella mancanza di rispetto delle regole. Possiamo dire che la nostra storia e soprattutto quella di Marco Pannella è sempre stata questa, quella che stiamo vivendo in queste ore. In particolare il discorso dell'amnistia, Marco lo aveva individuato fin dagli anni 70, da metà degli anni 70, come possibile soluzione e avvio della vera riforma della giustizia che in Italia non è stata mai conosciuta e che semmai ha avuto nel corso della storia delle vere e proprie controriforme. Quando dico storia mi riferisco agli ultimi 30 anni, ma potremmo dire da quando è nata la Repubblica, gli ultimi 60 anni. E venendo però ai nostri giorni, dopo il lungo satyagraha che si è... ormai non ricordo quando è iniziato questo proprio finalizzato all'amnistia, però possiamo senz'altro ricordare che dopo lo sciopero della sete di Marco Pannella si riuscì ad ottenere quel dibattito, grazie alla sensibilità del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato, quel dibattito al Senato il 29 e 30 di luglio, durante il quale ci fu un intervento storico, clamoroso, del Presidente della Repubblica. Non erano più i radicali a dire che occorreva intervenire urgentemente senza escludere forme di intervento anche molto significative. Non erano i radicali a dire che c'è uno stato di illegalità nella giustizia per l'infinita durata dei processi, per la situazione delle carceri, ma era il Presidente della Repubblica a pronunciare queste frasi. Parlando di una prepotente urgenza di intervento e rivolgendosi così alla classe politica italiana, che non è che in questi ultimi tempi brilli moltissimo, semmai ha brillato nel nostro paese. E in queste ore
Marco Pannella, dopo lo sciopero della fame e della sete per un giorno che coinvolse il 14 di agosto migliaia e migliaia di cittadini, la comunità penitenziaria, detenuti, familiari, è Marco Pannella in questi giorni, credo che in questo caso sia appropriato a tirare un po' la giacca al Presidente della Repubblica, richiamandolo a che cosa? A quello di cui il Presidente Napolitano ha dimostrato di essere convinto dopo quel discorso della fine di luglio pronunciato al Senato della Repubblica, alla Sala Zuccari. Perché purtroppo noi abbiamo chiesto la convocazione straordinaria del Senato attraverso la raccolta delle firme, ma quel dibattito che è il terzo nella storia repubblicana non è all'altezza di una convocazione straordinaria, non è stato all'altezza di una convocazione straordinaria, tant'è vero che è iniziato in sordina, nessuno se n'è accorto se non i radicali e qualcun altro, con le comunicazioni del Ministro della Giustizia, e sappiamo quali sono state, e che è stato tutto incentrato il discorso del ministro Nitto Palma tutto sulle carceri e non richiamando il problema della giustizia. Sembra quasi che questo tema fondamentale per la vita del nostro paese debba essere semplicemente riservato ai provvedimenti ad personam di cui in questa legislatura abbiamo avuto un'ampia rappresentanza, insomma, ne abbiamo visti tantissimi. Quindi Nitto Palma non parla di giustizia, parla solo di carceri, questo non è che non ci fa piacere, però è come se fosse intervenuto, lo dicevo già alla maratona oratoria che abbiamo fatto davanti al Senato in concomitanza con questo dibattito, è come se ci si preoccupasse di un bubbone che certo fa male, che certo bisogna curare, che certo bisogna evitare che produca il dolore immenso che sta producendo, ma non ci si interessi minimamente delle cause che hanno prodotto quel bubbone. E lo stesso vale per il dibattito che poi si è sviluppato. È chiaro che se invece il dibattito al Senato si fosse sviluppato sul tema che noi abbiamo, sulla soluzione che noi abbiamo proposto, che Pannella ha proposto, che è quella dell'amnistia, questa avrebbe un altro scambio, probabilmente occupati i mezzi statali o parastatali che abbiamo. Tutto questo non è avvenuto, per cui seppur riusciti a strappare un round di dibattito per prossimo, il tutto di risolversi l'ha di fatto. Parole gettate al vento. Vero è, e concludo con questo, che noi abbiamo anche raccolto le firme alla Camera dei Deputati, quindi diciamo che possiamo contare di depositarle e non dico di ricominciare da capo, ma quasi. Rita, io mi fermo qui. Sì, Rita, dimmi tanto se mi senti, perché io ti sento un po' a scatti a volte. Io ti sento benissimo. Perfetto. Allora, Rita, io vorrei anche ricordare che questo dibattito, questa tematica, necessariamente, non per fare adesso sollecitare l'emotività di nessuno, ma comunque è anche un motore che è nell'urgenza drammatica che di giorno in giorno, anzi di settimana in settimana, si aggiorna
con dei numeri dell'orrore e della vergogna che sono i numeri dei suicidi che si continuano a verificare in questi luoghi dove pare il diritto non alberghi. E su questo, certo, appunto ti chiedo appunto un aggiornamento anche su episodi che ho letto di autolesionismo e autocannibalismo che ci sono stati. Sì, ma guarda, gli episodi sono tantissimi, se solo parliamo di suicidi, credo qui le cifre non concordano tra Ministero e altri che si preoccupano da anni di tenere questo macabro e triste conteggio come Ristretto Orizzonti. Insomma, si parla di Ristretto Orizzonti, parlava di 48 suicidi registrati, più oltre 100 morti in carcere. Il ministro ha detto in occasione del dibattito siamo a 50, quindi evidentemente siamo a 51, perché nel frattempo ce n'è stato un altro di un serbo nel carcere di Como. Bisognerebbe poi capire quanti di questi sono suicidi, quanti sono suicidi indotti e quindi omicidi. Sicuramente, istigazione al suicidio, c'è una fattispecie penale apposita? Sicuramente c'è uno Stato che Marco ha definito delinquente professionale, però io direi che le cifre dello scandalo sono certo questi suicidi, ma le cifre dello scandalo sono quelle di una giustizia che non funziona, e cioè di milioni e milioni, 3 milioni e mezzo di processi penali arretrati e di 5 milioni e mezzo di processi civili non celebrati, con prescrizioni per quanto riguarda il penale, che le cifre, speriamo che siano state raccolte bene, ma insomma ci dicono una media di 183.000 prescrizioni ogni anno. Quindi una giustizia che è stata sanzionata in Europa per l'irragionevole durata dei processi, abbiamo avuto oltre mille condanne, quando un altro Stato che si trova in colpa come il nostro in realtà ne ha avute solamente poco più di 200, quindi 1000 a 200. Cioè, nella categoria, diciamo così, dei delinquenti, l'Italia sta a 1000 e il delinquente che viene subito dopo sta a 200 ed è la Francia. Allora, quello che diciamo noi, occorre interrompere questa violazione delle regole del diritto, della legge, perché in realtà riguarda milioni e milioni di cittadini, riguarda la nostra economia, riguarda la nostra vita. Ecco perché Marco sta puntando anche con la non violenza. Avete visto anche con quanta saggezza sta Marco usando questo metodo di lotta, che quando viene praticato, soprattutto per quel che riguarda Marco, ma credo un po' tutti noi, esige da chi lo pratica ancora più impegno. Gandhi, che è il massimo esempio della non violenza, da cui in tutto il mondo si è appreso proprio questo metodo da usare nella lotta politica. Beh, Gandhi, quando faceva lo sciopero della fame, stava sdraiato a letto. Beh, invece per quanto riguarda Pannella e noi radicali e chi lo pratica, significa addirittura muoversi di più, fare più iniziative, cercare di trovare spiragli per la lotta e di lotta. E quindi la prudenza di Marco, che si è fatto, stava oggi al quarto giorno di sciopero della fame e adesso è passata ad una forma nuova in cui prenderà 3 cappuccini al giorno, però solamente 2 sorsi d'acqua, e questo lui lo ha motivato perché occorre avere il tempo di raggiungere anche
al Presidente della Repubblica per fargli comprendere quanto è veramente urgente quello di cui lui è convinto, perché lo ha detto e noi gli abbiamo creduto, quanto è urgente intervenire da questo punto di vista. Sì, Rita, io ho sentito il resoconto che ha fatto il ministro Nitto Palma, grazie a Radio Radicale, come sempre, che è presente con le sue dirette, e ho sentito che parlava della situazione carceraria. Adesso non so se esattamente la situazione carceraria o la giustizia, paragonandola a un malato terminale. E a questo punto, io questa è una domanda che ho fatto anche a Emma e volevo sentire tu che ne pensavi. Praticamente si evoca una metafora un pochino, diciamo che nell'immaginario radicale è molto presente, quella un pochino dell'eutanasia, e chiedo praticamente, quasi si viene a chiedere per questo malato terminale un'eutanasia che non è stata richiesta, anzi si ci dovrebbe cercare di risolvere la situazione in qualche modo. E quindi la prospettiva politica all'interno delle varie forze, tu che stai in Parlamento, c'è una presa in carico, una, di coscienza dell'urgenza, dell'emergenza di fare qualcosa effettivo? Ma guarda, intanto il fatto che in tanti, sia al Senato che alla Camera, abbiano approvato quel nostro documento che chiedeva la convocazione straordinaria del Parlamento, vuol dire che c'è non solo attenzione, ma anche un po' di fiducia nei confronti dei radicali, e in fondo la base, quelli che chiamano i peones in Parlamento, si dimostra più capace di comprendere quello che sta avvenendo di coloro che hanno e ci hanno nominati. Tranne qualche eccezione, per esempio alla Camera non ci sono grandi leader che hanno firmato, però abbiamo raccolto oltre 250 firme. Sappiamo che per la convocazione straordinaria sono necessarie un terzo delle firme di ciascuna delle due Camere, e questo in base all'articolo 62 della Costituzione. Quindi quando si fa e si conduce un'azione non violenta, si sa che occorre, non c'è prepotenza, occorre convincere, e quindi, secondo l'espressione anche questa pannelliana, vincere insieme, anche all'avversario, anche a quello che può sembrarti lontano. Quindi c'è quest'opera, però vedete, quando i mezzi di informazione praticamente tacciono completamente, o se non tacciono si avvicinano e chiedono a Marco Pannella la battuta di 12 secondi o di 15 secondi o di 30 secondi quando va proprio bene, gli stessi parlamentari che hanno firmato, che ci hanno fatto fiducia, non si riconoscono nemmeno loro stessi in quello che stanno facendo, perché è una cosa espulsa dalla marea montante, perché non è vero, si parla di giustizia in televisione, certo, ma di quale giustizia? Quella magari delle cosche della magistratura che sono in lotta fra loro, è quella dello spettacolo che siamo costretti a vedere? Purtroppo è questa la giustizia all'ordine del giorno, della giustizia che non c'è per i cittadini. Ma chi è che parla? Nessuno ne parla. Per cui è anche lo sforzo di recuperare un'immagine e una identità lo sforzo che stiamo facendo come radicali, e che sta facendo Marco Pannella, che la guida questa iniziativa. Insomma, di strappare
e di recuperare un volto che è nascosto, che non si vuole far vedere, cioè così come non si vuole far vedere l'ingiustizia della giustizia italiana, non si vuole far vedere il volto di Marco Pannella, ma neanche quello dei radicali, perché non è, addirittura Emma Bonino è scomparsa pure dai sondaggi, cioè, il metodo è molto, si può dire, paraculo. Beh, nel senso che fino a qualche tempo fa Emma era a livelli altissimi nei sondaggi come leader politico, e dopodiché quando si sono accorti che andava troppo bene, nonostante la censura, l'hanno tolta proprio dai sondaggi, per cui non c'è più, per cui non si chiede chi voteresti come presidente del Consiglio, non lo si chiede più agli elettori sondaggiati. Ma gli si propongono altri nomi che vanno bene per questo regime, gli si propone Nichi Vendola, gli si propone Bersani, questi sono i nomi che vengono proposti. Sì, queste due parole sono molto amare e diciamo, come ti confermiamo, anzi ti comunichiamo, che TV Radicale sarà sempre a disposizione di questa battaglia per dare voce col piccolo che possiamo fare sul web, che comunque insomma è un veicolo potenzialmente con, tra virgolette, senza limiti, come possibilità di raggiungere delle persone in mondo degli internauti, e quindi saremo sempre a disposizione su questa cosa. Volevo dire che siamo abituati, purtroppo ci stiamo abituando a vedere e a provare un po' di tutto e a verificare delle apparenti contraddizioni. Il Tribunale di Lecce, ho saputo, di sorveglianza, ha riconosciuto il danno esistenziale ad un detenuto per furto, danno esistenziale provocato da una detenzione che è stata perpetrata non certo in modo consono e secondo le norme, e quindi in particolar modo parlando del sovraffollamento. Quindi è uno Stato nelle sue varie emanazioni che sanziona se stesso, e quindi una conclamata illegalità, insomma. Guarda, ormai il livello di spudoratezza, io non so, io l'ho messa online, però anche qui saranno in pochi ad averla vista, perché giovedì scorso il sottosegretario Caliendo ha risposto a due interrogazioni che come delegazione radicale avevamo presentato. La prima sulla chiusura di uno dei pochi carceri che in Italia funzionava, cioè il carcere di Spinazzola, e l'altra interrogazione che riguardava il carcere di Ragusa, che recentemente sono andata a visitare. Beh, la spudoratezza è che ammettono, cioè, io dico, ma dove stanno? Esiste in Italia il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale? Cioè, il governo ammette, perché noi l'avevamo scritto nell'interrogazione, ma il sottosegretario Caliendo conferma che nel carcere di Ragusa, rinchiusi per 20 ore al giorno, ci sono nelle celle da 3, nelle celle da 1 ci sono 3 detenuti, cioè in 8 metri quadrati ci sono per 20 ore al giorno 3 detenuti, che non fanno niente fondamentalmente. Stanno lì a macerarsi, hanno al massimo la televisione e poi ci sono le ore d'aria. Ora, questo comportamento criminale dello Stato italiano è stato già sanzionato in Europa con la sentenza famosa del bosniaco da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Loro con veramente grande spudoratezza, ripeto, ci dicono sì, è vero, lì nel carcere di Ragusa si verifica questo. E poi si verificano mille altri delitti, perché per esempio una percentuale altissima che supera il 70% è formata di detenuti che sono stati sfollati dalle carceri del nord oppure del centro Italia oppure dalla Campania, e che quindi non vedono più i loro familiari, i loro genitori, i loro figli. E questo è vietato dall'ordinamento penitenziario, perché la territorializzazione della pena
e quindi la possibilità di vedere i propri congiunti è considerato elemento fondamentale per il trattamento rieducativo e quindi dell'articolo 27 della nostra Costituzione, eppure non viene fatto. La sanità in carcere, in quel carcere, ma come in moltissime carceri italiane, i detenuti non vengono curati. Pensate all'ultima morte che si è verificata nel carcere di Montacuto ad Ancona. Beh, c'era questo detenuto che era stato ricoverato, che aveva già avuto seri problemi cardiaci, è stato ricoverato, è stato dimesso da questo ospedale che lo aveva ospitato per alcuni giorni, è entrato in carcere e nel giro di poco tempo si è sentito male ed è morto. Cioè, quindi probabilmente non è stato seguito da nessuno, come capita spesso. Adesso io devo verificare un caso che mi è stato denunciato stamattina di un detenuto del carcere di Opera che stava in carrozzella, gli è stata tolta la carrozzella e il girello. Che cos'è, una ritorsione? Nemmeno il diritto per uno che non può deambulare di poter muoversi nella cella strettissima, magari per andare in bagno con la sua carrozzella? Cioè, siamo arrivati, allora qui sì, ai livelli della tortura. Però ripeto, queste cose accadono costantemente e se noi, e quando dico noi penso a noi tutti, ai cittadini italiani, siamo arrivati ad un tale livello di indulto dei cui vabbè si viola la legge, se ne frega, no, rendiamoci conto che tutto questo ci riguarda e riguarda direttamente le nostre vite. Ma quante sono le persone che sono all'improvviso sfiorati da problemi di giustizia, investiti da problemi di giustizia, che dicono io non pensavo che fosse così, o quelli che addirittura entrano in carcere? L'ultimo caso, l'ultimo a nostra conoscenza, è stato quello dell'onorevole Papa. L'onorevole Papa, che sta in carcere, si è reso conto di che cosa vuol dire la detenzione a Poggio Reale. E ha detto, una volta che io uscirò di qui, il mio impegno fondamentale sarà la lotta sulle carceri. Però lui è stato il relatore, lo voglio ricordare perché questo ci spiega molte cose, lui è stato il relatore del primo disegno di legge Alfano, cosiddetto svuota carceri. Ebbene, l'onorevole Papa non ha fatto niente per mantenere l'originaria stesura che noi avevamo prima sollecitato e poi appoggiato, che avrebbe consentito veramente ai detenuti di scontare l'ultimo anno ai domiciliari. Ha accettato qualsiasi compromesso che è venuto dalla Lega, dall'Italia dei Valori, dal PD, persino dal PD, ed è stato svuotato dei suoi contenuti, per cui ad ora, da quando è stato varato nel dicembre di quest'anno, ha consentito solamente a 3.000, poco più di 3.000 detenuti di poter uscire, e calcolate che di questi 3.000 che sono usciti nessuno di loro ha fatto evasione. Non lo dicono i radicali, lo dice il ministro Nitto Palma. Rita, un'ultima domanda che volevo farti è abbastanza puntuale, diciamo un po' tecnica forse. Questo dibattito parlamentare potrà sortire che tipo di provvedimento, con che livello di vincolanza per il governo e in che tempi secondo te? E poi una cosa, questa cosa, e poi dopo ti volevo lasciare in chiusura una dichiarazione che tu vorrei magari lasciare ai nostri video ascoltatori. Sì. Ma guarda, lì credo che già siano stati preparati dei documenti di chiusura, che saranno delle risoluzioni che impegnano il governo a fare determinate cose. È chiaro che anche lì dipende quanto sia stringente o meno il documento.
cioè si delinea già un percorso per il Parlamento, quindi anche con gli impegni di calendarizzazione di determinati provvedimenti. Qui dipende che cosa verrà scritto nel documento. Io non, questo non te lo so dire. Posso immaginare cosa potrà contenere il documento radicale, che credo, a differenza degli altri, non sarà incentrato esclusivamente sulle carceri, e cioè sulla parte terminale di una giustizia che non funziona, ma sarà incentrato anche sulla necessità di arrivare ad una riforma strutturale della giustizia attraverso l'amnistia. Ma la votazione terminale, quello che volevo dirti, è una votazione, diciamo, assembleare o in commissione? Sì, sì, sì. Certo, se è una mozione ci sarà una votazione dell'assemblea. Tutti quanti. Ho capito. Io non so se Roberto è collegato, ci sente. Sì, ci sono, ho seguito tutta la trasmissione, molto interessanti naturalmente tutte le cose che ci ha detto Rita. Sicuramente questo è un argomento che necessita sempre un continuo approfondimento e aggiornamento, visto che la battaglia continua e credo che anche l'ultimo giorno sarà breve. E non sarà sicuramente breve, come finora non lo è stata, sarà sempre lunga sicuramente, è molta la strada ancora da percorrere, quindi è necessario. Non sarà breve, scusami, non sarà breve la battaglia complessiva sulla giustizia, ma occorre intervenire urgentemente per cominciare ad avviare finalmente una riforma che non sia una controriforma. Certo. Questo è, certo, è il punto. E noi sicuramente assicureremo tutti gli spazi possibili e immaginabili per poter nel nostro piccolo dare un contributo su questo, che è una sorta di tavolo virtuale che comunque riesce magari nel corso delle giornate, delle settimane, a raggiungere anche qualche centinaio di navigatori su internet. Ringraziamo veramente Rita Bernardini e ci siamo veramente stati onorati di averla avuta nostro ospite. Speriamo che torni. Non esageriamo. No, no, è la verità, Rita. Per chi conosce Rita sa quanto amore e quanta vita ci metta nelle battaglie e quanto Rita creda veramente nelle battaglie in cui fa, come tutti i compagni radicali del resto, ma lei ci mette veramente anima e cuore, e ripeto, io già gliel'ho detto a Rita, adesso non lo dico per piaggeria, ma la sua elezione al Parlamento ha un po' rappresentato quasi l'elezione di tutti noi militanti radicali sparsi per l'Italia, quindi, e perché, questo mi fa molto piacere, quindi veramente. Ecco perché siamo onorati di averti nostra ospita. E poi un giorno, quando vorrete, mi piacerà intervenire sui discorsi che riguardano la trasparenza nelle istituzioni, perché anche su questo c'è un nostro impegno di radicali che non inizia da oggi e credo che anche voi rappresentiate un po' questo, cioè la necessità della conoscenza e dell'approfondimento. Assolutamente. Provvederemo sì. Anche noi provvederemo a una calendarizzazione della cosa e ti faremo sapere con adeguato anticipo. Grazie, grazie. Rita, grazie, grazie veramente a Rita Bernardini. Torniamo per un momento, grazie, nello studio di Lecce e ci prepariamo per il prossimo collegamento.